un commento, sì. È un commento, cara Maria, un'emozione, perché sembra di risentire quelle voci, di risentire, di rivedere delle scene che abbiamo letto, abbiamo studiato, ci hanno raccontato, e adesso sembra di riviverle. Veramente non sono vetraia, non sono figlia di vetrai, però mio padre comunque era uno studioso di storia locale, ci ha sempre raccontato tanti aneddoti, a scuola ci raccontavano tante cose, e poi l'amicizia con Federico Vetraino, che insomma era proprio il numero uno in quanto a ricordi e a racconti. E adesso qui il mio palazzo si vede, quello laggiù, quindi dalle finestre del balcone abbiamo sempre visto e diciamo documentato visivamente il degrado che si andava maturando negli anni, quindi veramente un'emozione, sembra un sogno. Stavo dicendo agli amici prima che intorno a questa fabbrica ha ruotato tutta un'intera comunità, quindi dal 20, dagli anni 20 fino poi alla chiusura. Infatti i vetrai avevano le case operaie, vivevano tutti insieme, era una comunità che ha portato comunque anche culture, esperienze da altri paesi, la maggior parte venivano da Vietri sul Mare, i suoi circondatori, qualcuno da Livorno, e quindi hanno portato anche un'ondata di freschezza, no? Che è una città che basava la sua economia con i contadini e con i pescatori, si viveva di pesca, di agricoltura, quindi ha rappresentato un nucleo molto vivo dai racconti di mia nonna. Mi dicevano che c'era già qui, in quel tempo c'era il circolo, che sarebbero poi i circoli che sono nati negli anni 80, ma loro già sono stati precursori di queste cose. Quindi c'era un circolo ricreativo dove si ballava, si giocava, si organizzavano le feste, gli eventi, e quindi è stata un'intera comunità che ha ruotato attorno a questa fabbrica. Emozionante per tutto il Consiglio Comunale che è voluto venire qui a fare visita per rendersi conto della grande, del grande evento, ritorno al patrimonio comunale, un'area strategica per la città di Gaeta, un volano per lo sviluppo economico, un'area che è sentita e portata nel cuore da svariati cittadini della città che hanno voluto ovviamente anche omaggiarci per questa iniziativa. Ad oggi sono felice di questo risultato, ovviamente dobbiamo essere cauti, dobbiamo continuare con cautela, con serenità a portare avanti un progetto di messa in sicurezza, di riqualificazione di quest'area che è giusto che ritorni alla città di Gaeta. Siamo usciti nel 1981, nel 1983 siamo stati licenziati il 17 gennaio. Cosa prova adesso a entrare qua dentro? È sempre un po' d'emozione. Ok, grazie. Thank you.
Buongiorno, un saluto a Gaetan News 24. Oggi è una giornata importantissima per noi tutti gaetani, per l'amministrazione, la giunta, i consiglieri comunali, il sindaco, perché ci abbiamo creduto tutti quanti e siamo oggi qui dopo 50 anni su questo spiazzale alle spalle di quella che era una volta la vecchia vetria. Questa è una zona importantissima per la città di Gaeta, un punto nevralgico, un punto dal quale passa lo sviluppo economico e turistico della città di Gaeta per i prossimi 30 anni, 40 anni. Quindi il primo passo, il passo importantissimo è stato fatto. Adesso tutti i passi successivi saranno altrettanto importanti. Come ha già annunciato il sindaco, nelle prossime settimane inizieremo con la bonifica. Già facendo la bonifica di questo sito daremo una prospettiva diversa a tutti i gaetani, i turisti che verranno nei prossimi mesi a Gaeta. Subito dopo la realizzazione del progetto, che come ho detto da questo sito passa lo sviluppo della nostra città per i prossimi 30 anni, quindi non dobbiamo sbagliare, deve essere un progetto condiviso e è un progetto che dà luce alla nostra città, dà nuovo sviluppo turistico ed economico alla nostra città.